O combatti, o scappi, oppure ridi. Inaugurata a Palazzo San Gallo la 27esima Biennale Internazionale dell'Umorismo di Tolentino, con 100 opere di artisti di tutto il mondo, selezionate tra 1000 lavori pervenuti al concorso. Il vincitore è stato il turco Gumus Musa. Il turco che ha vinto, in qualche maniera con la sua opera, ci insegna l'aforisma che abbiamo scelto per questa 27esima edizione: o combatti, o scappi, oppure ridi. E si ride di quelle tragedie, ma si ride anche della difficoltà, si sorride delle difficoltà lavorando su se stessi. Ci vuole anche però molta cultura e, se volete, anche molto senso estetico. Io invito a visitare queste operazioni perché, come direbbero i francesi, ci si regala, cioè ci si soddisfa di quello che riceviamo sul piano estetico. La cinematografia, il mondo televisivo, il mondo dello spettacolo, la commedia musicale, il teatro musicale e tutto l'artigianato che dietro c'è a questo mondo. Pensate agli scenografi, pensate ai costumisti che lavorano qui a Tolentino, ma che hanno una portata nazionale ed internazionale. Un altro ospite importante è Igor Righetti, il nipote di Alberto Sordi, protagonista della serata dedicata all'attore romano, a 10 anni dalla sua morte. Soddisfazione nelle parole dell'amministrazione comunale, che ha rilanciato l'evento. Questa 27esima edizione, che definirei storica, facendo un mix straordinario di quelle che erano appunto le passate edizioni della Biennale, che comunque erano improntate sicuramente sul tema e avevano ormai una loro ossatura, direi, definita. Noi abbiamo rilanciato con l'ingresso nella direzione artistica di Evio Ermas Ercoli, che è noto all'intera provincia, alla regione, per le sue intuizioni, diciamo così, fantastiche per quanto riguarda arte, cultura e spettacolo. Quindi sostanzialmente abbiamo voluto mettere un mix più intenso che avesse potuto abbracciare ed evidenziare ancora di più la Biennale stessa, e credo che ci siamo riusciti. Sentivamo questa necessità e volerla rilanciare, in primis tornando a farla sentire una cosa che la città vivesse e sentisse come propria e come un vanto per lei. Ci tenevamo particolarmente a ritornare a essere la capitale del sorriso, la città del sorriso, e l'escamotage, il primo escamotage che abbiamo trovato è stato quello di creare un tema che sia un po' sentito da tutti: lo scappare, il combattere oppure il ridere come alternativa a questa difficoltà che tutti noi viviamo tutti i giorni, è un tema che appunto tutti noi viviamo. E quindi ecco, il tema è stato il modo per poter avvicinare le persone a questa grande manifestazione, che è, ricordo, una biennale internazionale, e il fatto che abbia vinto Gumus Musa, un artista turco, lo dimostra ancora una volta, ed è un motivo di grande soddisfazione per noi. Alberto Sordi rappresenta anche un po' un simbolo di questo di ridere, no? Delle difficoltà, dei nostri difetti, però dico sempre che lui lo faceva non criticando, quindi dicendo no, non dobbiamo cambiare. Lui diceva sì, siamo così, ridiamo di quello che siamo, però dobbiamo anche essere fieri di quello che facciamo. Inaugurata nello stesso giorno a Palazzo Parisani Bezzi l'esposizione Lineis e Coloribus, mostra sulla scuola romana e sul meglio della pittura anni 30, 58 opere provenienti da Palazzo Ricci e da collezionisti privati, curata dal professor Antonello Tolve. O combatti, o scappi, o ridi. Ebbene, questi artisti, quasi tutti, hanno deciso a un certo punto di scommettere su una cosa: restare. E alcuni hanno pensato bene di ritornare, revolver appunto, ritornare in Italia. E mi riferisco particolarmente agli artisti che sono stati definiti gli Italiens de Paris. Uno tra tutti, luminoso, effervescente, brillante, di grandissimo spessore, è Giorgio De Chirico, un artista che ha ricalibrato ed è stato il maestro per molti pittori degli anni Ottanta. Sommandosi a Compagnia dell'Arancia 1983-2013, 30 anni di spettacoli, ospitata nell'omonimo castello, le tre esposizioni rappresentano tre volti di uno stesso prisma, quello della riflessione artistica sull'umorismo. 30 anni sono metà della mia vita, quindi sono tanti. E non te ne rendi conto quando vivi, perché li vivi uno dopo l'altro, uno spettacolo dopo l'altro, gli anni passano, i problemi, le soddisfazioni, gli ostacoli da superare, tutte queste cose. L'Arancia è una realtà molto
radicata, molto solida in questo senso, quindi è bello riuscire a capire il perché si è arrivati a 30 anni. Il ricordo sicuramente più emozionante è quello quando ho diretto per la prima volta un musical che era Piccola Bottega degli Orrori al Vaccai e tutti si sono messi a cantare perché c'era un pezzo di coro e ho detto ecco guarda sto proprio facendo un musical, ero proprio soddisfatto di me che era un mio sogno riuscire a realizzare una cosa del genere e quello è stato l'inizio di, una, di un percorso, di una maturazione anche come regista e come direttore artistico della compagnia.